Buongiorno a tutti. Tenevo a informarvi un po' sulle attività che stiamo portando avanti in questi mesi e un po' quello che sono i nostri progetti futuri per Roma, per quanto riguarda lo sviluppo economico e turismo. Partiamo dall'abusivismo commerciale e ricettivo. Dai primi giorni del nostro mandato abbiamo messo il dito su questo fenomeno che è una piaga per la città di Roma. Ogni giorno siamo in campo, abbiamo aumentato di brutto il numero di controlli. A titolo di esempio, a novembre abbiamo fatto oltre 46.000 controlli sul territorio romano, elevando sanzioni per oltre 3 milioni e mezzo di euro. In questa settimana abbiamo fatto un intervento in centro, abbiamo confiscato oltre 1.000 pezzi da abusivi commerciali, però non ci limitiamo al centro, c'è ancora un problema molto, molto grande da affrontare, però giorno dopo giorno arginiamo questo fenomeno. A livello dell'abusivismo ricettivo abbiamo raddoppiato i controlli. Si stima che sul territorio romano ci sono oltre 6.000 strutture ricettive abusive, sono tantissime. Quello che chiedo a tutti voi è di segnalare queste cose. Per quanto riguarda il futuro, siamo all'opera per sistemare molte faccende. Abbiamo per esempio i mercati rionali che sono disastrati. Stiamo cercando di inserire in bilancio dei fondi per sistemare molti dei mercati rionali fatiscenti. Il turismo per Roma è una risorsa importantissima. Il Sole 24 Ore l'altra settimana ha pubblicato un rapporto che diceva che il turismo a Roma genera oltre 6 miliardi di euro di indotto. Abbiamo un'occupazione del turismo a Roma di oltre 170.000 persone, quindi ogni aumento del turismo di qualità sostenibile porta lavoro a Roma, quindi questo è importantissimo. Su questo filone stiamo lavorando insieme alle associazioni di categoria per lanciare un convention bureau che avrà il lavoro di attrarre dei convegni e turismo congressuale a Roma, che porta ovviamente molto, molto indotto e quindi molta occupazione. Stiamo lavorando anche sul migliorare il portale, che è molto migliorabile, diciamo. Negozi di vicinato, abbiamo un grosso problema per quanto riguarda la qualità dei negozi. Si è visto negli ultimi anni il dilagare dei mini market, delle frutterie, che spesso hanno delle condizioni igieniche e sanitarie molto molto al limite del sopportabile. E su questo siamo per introdurre delle nuove normative che controlleranno questo tipo di attività.